Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, nella seconda parte vi avevo annunciato oggi che avrei parlato del deserto del bosco, cioè due immagini metaforiche fra cristianesimo e paganesimo. Due immagini metaforiche fra paganesimo e cristianesimo, però dovrò svilupparli ulteriormente. Insomma, in pratica la contrapposizione dei sensi metaforici in relazione alla visione della vita. I cristiani vagano nel deserto dietro la promessa del loro Dio di uscire dal deserto. Alla fine del viaggio i cristiani si ritrovano ancora nel deserto, nella disperazione, perché la promessa non si è realizzata. La promessa è sempre spostata, è sempre sospesa, è sempre rimandata per un qualche motivo. Chi usa la promessa per costringere l'accettazione non è mai chiamato a rispondere da chi si muove nel deserto. Chi si muove nel deserto non può chiedere di mantenere una promessa, deve essere nel deserto, stare nel deserto e continuare a sperare di uscire dal deserto. E la speranza lo mantiene nel deserto. È la promessa del Dio padrone a Mosè: stai nel deserto e sogna la terra promessa. È la promessa del pazzo di Nazareth: stai nel deserto e sogna la resurrezione, il giudizio universale e il paradiso. È la promessa che blocca il cristiano nel deserto e lo costringe ad addestrare il bambino a stare nel deserto, sognando la realizzazione della promessa che lo porta ad uscire dal deserto. Chi rinnova la promessa che lo mantiene nel deserto. È il deserto della vita, è il deserto della determinazione soggettiva, è il deserto delle sue scelte, è il deserto della sottomissione e dell'accettazione passiva. Il deserto cristiano si contrappone al bosco pagano. Il deserto è la metafora della realizzazione nella vita della promessa del Dio padrone. Il bosco è la metafora del crogiolo della vita. Il bosco come insieme di contraddizioni, di adattamenti e di scelte reciprocamente interrelazionate. Nel bosco c'è lo sconosciuto, il manifesto e il conosciuto. Nel bosco ci sono le determinazioni dei soggetti e c'è la necessità della realizzazione soggettiva. Nel bosco si agisce, nel bosco ci si deve far spazio, nel bosco ci sono le contraddizioni. Affrontando le contraddizioni aumenta la qualità del bosco. Per agire nel bosco è necessario attrezzarsi, modificarsi al meglio, attrezzarsi per affrontare quanto il bosco presenta. Il deserto è la distruzione delle contraddizioni. Il deserto è calato nell'essere umano e ne distrugge le determinazioni della vita per costruire l'accettazione del deserto della promessa. Il bosco chiede impegno, fatica, determinazione, e questa deve essere costruita dagli esseri umani adulti e trasmessa ai bambini. Nel bosco la sottomissione si trasforma in distruzione dell'individuo che la pratica. Nel bosco la sottomissione si trasforma in distruzione dell'individuo che la pratica. Chi si sottomette non può accedere al bosco, deve distruggerlo, trasformandolo in deserto. Per lui dal bosco emergono solo mostri paurosi che minacciano la sua sicurezza, lo terrorizzano. La vita che emerge dal bosco non lo vede, la vita che emerge dal bosco non la vede, se non nell'aspetto più pauroso. Lei non accetta sottomissione. Per questo il bosco è la metafora della vita nel paganesimo, mentre il deserto è la metafora del cristianesimo quale materializzazione della promessa del suo Dio padrone. Però questo è un appunto abbastanza breve su cui ho lavorato, ma penso che ne tirerò fuori un pezzo un po' più vasto e lo userò come metafora generale di quello che è la differenziazione fra paganesimo e cristianesimo, anche se ormai credo da queste trasmissioni che tutto ciò appaia abbastanza chiaro. Bene, riprendiamo la trasmissione normale. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che siamo su internet
Stiamo facendo anche un buon lavoro, cioè internet ci sta dando qualche soddisfazione ultimamente. Per noi internet non è un punto d'arrivo, per noi internet è una vetrina attraverso la quale far circolare il pensiero e le idee. E a noi questo ci interessa, far circolare il pensiero e le idee. Bon. Passiamo alla trasmissione di oggi. Didimo, Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. Siamo arrivati al paragrafo 41 e andremo avanti fino a 10 minuti circa alle 8, dopo daremo via qualche telefonata. Paragrafo 41, vi ricordo che i paragrafi sono brevissimi, quelli di Tommaso Didimo. Gesù disse: una vite fu piantata da altri che non era mio padre, giacché non si irrobustì, sarà sradicata e perirà. Quanto obbedisce agli stimoli della vita, agli stimoli di necessità, può crescere ed espandersi nell'infinito dei mutamenti. Vi ricordo che il termine padre, sia in Tommaso Didimo, cioè sia nelle religioni misteriche, che negli oracoli caldaici, che all'interno degli inni orfici, il termine padre sta a indicare il connubio fra necessità ed intento. C'è la necessità dello sviluppo e la direzione in cui avviene quello sviluppo. Non sta a indicare quanto è usato nei Vangeli ufficiali. Cioè il termine padre sta a indicare necessità ed intento. Perché questo? Perché lo dico io. Quanto nega la spinta di necessità e di intento, può soltanto rattrappirsi su se stesso. Essere senza radici in questo contesto non è atto di possesso, ma è determinazione dell'oggettività subita senza opporre la propria volontà e la propria determinazione. I padri delle determinazioni sono necessità e intento. E vi ricordo che io il termine determinazioni non lo uso come da vocabolario, cioè se voi prendete il vocabolario e cercate il termine determinazioni non lo trovate con l'uso che ne faccio io. Il termine determinazioni che io uso è un'espansione di quello che è il termine di determinazioni usato dal determinismo, cioè per determinazioni intendo le relazioni obbligatorie fra un soggetto e l'oggettività in cui vive. Per esempio, una delle relazioni obbligatorie è il mio uso delle mani, cioè una delle mie determinazioni è il fatto di avere le mani. Io non posso sviluppare me stesso se non uso le mani. Se non uso le mani cercherò delle altre soluzioni per usare, ma comunque sarà sempre un prendere e un tendere ad usare le mani, così gli occhi e così tutto il mio apparato psichico, tutte le mie tensioni, tutte le mie desideri, tutto il mio istinto, cioè tutto ciò che appartiene alla mia specie, che mi ha generato in quanto essere umano e che in quanto essere umano costruisco le relazioni col mondo. Non sono un elefante, le determinazioni dell'elefante sono diverse dalle mie, le determinazioni dell'essere sole sono diverse da quello che è ogni essere della natura, cioè le determinazioni sono le relazioni obbligatorie fra un soggetto e il mondo. Questa è una lettura estensiva di quello che è l'uso del concetto di determinazione usato dal determinismo. Non lo trovate sul dizionario della lingua italiana, perché è un uso filosofico, cioè un uso del pensiero. Per cui sul dizionario trovate determinazioni come essere determinato, cioè come uno che ha volontà nel fare le cose. Mentre invece questo uso del termine determinazioni è un'estensione di quello che è il concetto che è derivato dal determinismo, cioè dai vari filosofi deterministici che ci sono stati. Naturalmente io l'ho elaborato ulteriormente, cioè ho aggiunto del mio. Allora riprendiamo. Qualora si esercita la propria volontà, si manipola la spinta di necessità e intento determinando la propria scelta, facendosi Dio. Ciò che non si fa Dio sarà distrutto, in quanto non sarà in grado di seguire la propria sequenza dei mutamenti. Costruire il proprio potere di essere attraverso l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni. Gli altri potranno fare qualsiasi cosa, magari mettendo in ginocchio chi non si può difendere, privandolo delle necessità e delle tensioni di intento per seguire i propri mutamenti, cioè piantato da altri, impedendogli l'esercizio delle proprie determinazioni. Questa è l'interpretazione. Leggiamo cosa dice Matteo.
E chiamatasi la folla disse: ascoltate e comprendete, non quello che entra per bocca contamina l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca, questo contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli avvicinatisi gli dissero: sai che i farisei, udite la tua parola, si sono scandalizzati? Egli rispose: ogni pianta che non ha piantato il Padre mio celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi, ma se un cieco guida un cieco, ambedue vanno a finire nella fossa. Mio Padre o il Padre mio celeste, qual è la differenza? Mio Padre è il Padre che ha generato me. Il Padre celeste è il Padre celeste di cui io ne ho proprietà. Sottile? Sofisma? Eppure il potere di avere nasconde la propria aberrazione anche dietro queste particolarità. Particolarità che una volta dette poi devono essere interpretate, e l'interpretazione è data da chi detiene il controllo del potere di avere. Mio Padre è quanto produce me, necessità e intento. Ma se io ho la proprietà del Padre, questo deve essere un oggetto di possesso, non una forza che mi attraversa. Ecco dunque come nel potere di essere, il termine Padre usato da Tommaso sta a indicare quanto produce un presente, mentre nei Vangeli ufficiali sta a indicare un padrone o un oggetto di proprietà che non è una forza, ma una struttura materiale. Il Padre del pazzo di Nazareth non è la forza che spinge l'esistente, ma è il padrone di cui lui è figlio e a cui tutto è dovuto. La pianta che non risponde a necessità e intento non avrà la forza per continuare nell'infinito dei mutamenti e pertanto sarà sradicata. Finito lo stadio in cui si esprime, non avrà la forza di giungere al riposo, non avrà accumulato sufficiente potere di essere per giungere al riposo e trasformarsi. Quella coscienza di sé cessa il cammino delle trasformazioni, sarà sradicata. Diverso il discorso nei Vangeli ufficiali. La pianta sarà sradicata perché si è fatta guidare da un cieco, non ha saputo riconoscere il vero maestro, non ha saputo riconoscere il figlio del Dio padrone, ha seguito qualcuno che secondo il pazzo di Nazareth era un cieco, e un cieco può solo portare chi lo segue ciecamente in una fossa. La pianta è stata piantata da un cieco, non da suo padre tramite lui. Lasciate che cadano nella fossa. Appare del tutto evidente come la salvezza è quella di seguire chi non è cieco, l'unico maestro, l'unico dottore. Il seguire sta per sottomettersi al figlio del Dio padrone, affinché il Dio padrone non sradichi quella pianta. Ancora una volta gli evangelisti ufficiali hanno scopiazzato quanto scrivono da un testo precedente. Non avendo nessuna cognizione di causa relativa al potere di essere, hanno preso quanto hanno trovato e lo hanno adattato al fine di sottomettere gli esseri umani ad una figura inventata, sottomettere gli esseri umani per impossessarsene. E passiamo al paragrafo 42. Gesù disse: sarà dato a colui che già ha nella mano, e a colui che non ha sarà tolto anche quel poco che ha. Cos'è che si dà a colui che già ha, e cos'è che perde colui che ha poco? È il potere di essere, la forza con la quale l'individuo determina se stesso nell'oggettività in cui vive. Vivere nell'oggettività, determinando se stessi, attraverso l'uso della propria volontà, aumenta il proprio potere di essere. Il potere di essere di un essere umano aumenta a valanga, in proporzione algebrica. Più l'essere umano esercita la propria volontà, più trasforma le occasioni e i fini e i fare della propria esistenza come un'opportunità per accumulare potere di essere. Quando un individuo rinuncia all'uso delle proprie determinazioni e della propria volontà, viene messo in ginocchio, perdendo anche quella poca energia vitale che gli è rimasta. Al lato della morte del corpo fisico, il corpo di energia vitale deve essere cresciuto al punto tale da poter prendere su di lui la propria coscienza di sé e continuare nella propria sequenza dei mutamenti. La forza che alimenta chi già ha nel paganesimo di Roma antica si chiamava Proserpina. Questa forza consapevole alimenta le trasformazioni di ogni essere della natura, alimentando, soccorrendo chi ha forza sufficiente per mantenere in qualsiasi forma compatto il proprio corpo luminoso e assistendo con commiserazione alla sconfitta di chi ha attraversato l'esistenza disperdendo la propria occasione. Se il potere di essere non è cresciuto, in quanto l'essere umano è stato costretto in ginocchio,
allora non avrà la forza di mantenere la compattazione e si dissolverà assieme al corpo fisico. Questo è togliere il poco che si ha. Arricchire significa arricchire il proprio potere di essere. Perdere quel poco che si ha significa che quel poco non è sufficiente per proseguire nell'infinito dei mutamenti. Dare a chi ha e togliere a chi non ha, io l'ho trovato in due parti, in una dei Vangeli ufficiali, in una all'interno della parabola del seminatore di Matteo. Allora gli si avvicinarono i discepoli e gli domandarono: perché parli ad essi in parabole? Egli rispose: perché a voi è dato conoscere i misteri del cielo, ma a loro non è stato concesso. Infatti a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo io parlo ad essi in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano né comprendano. Il discorso di Luca è diverso, ma molto più accentuato nel seminare il terrore fra gli esseri umani. Luca non era in grado di seminare terrore armato, ma il suo pensiero era articolato per giustificare il terrore armato, unico modo per imporre il patto di Nazareth, di cui si riteneva custode del messaggio del Dio suo padre. Un uomo di nobile stirpe se ne andò in un paese lontano a prendere in possesso un regno e poi tornare. Chiamò 10 dei suoi servi e diede loro 10 mine dicendo: mettetele a frutto fino al mio ritorno. Ma i suoi concittadini lo odiarono ed inviarono dietro a lui un'ambasceria a dire: non vogliamo che costui regni sopra di noi. Quando fu di ritorno, dopo aver preso possesso del regno, fece chiamare a sé quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto qualcuno lo aveva dato a fruttare. Si presentò al primo e gli disse: Signore, la tua mina ne ha fruttato 10. Bene, servo buono, gli rispose, poiché sei stato fedele nel poco, prendi il governo di 10 città. Venne poi il secondo e gli disse: la tua mina, Signore, ne ha fruttato 5. Tu pure, gli rispose, sia capo di 5 città. Venne un altro e disse: Signore, ecco la tua mina che io ho custodita, avvolta in un pezzo di panno. Ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu cogli ciò che non hai piantato e mieti ciò che non hai seminato. Ed egli a lui rispose: dalle tue parole ti giudico, servo iniquo. Tu sapevi che io sono un uomo severo, che colgo ciò che non ho piantato e mieto ciò che non ho seminato. Perché dunque non hai messo il mio denaro in una banca? Al mio ritorno io lo avrei potuto esigere con interesse. Poi disse a quelli che erano presenti: riprendetegli la mina e datela a colui che ne ha 10. Gli osservarono: Signore, egli ha già 10 mine. Io vi dico, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che non ha, anche quello che ha. Intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Per i Vangeli ufficiali, la ricchezza materiale è fondamentale rispetto alla ricchezza interiore dell'essere umano. L'essere umano non ha un tesoro dentro di sé che accumula giorno per giorno, ma vive uno stato di sottomissione che deve essere coltivare attimo per attimo affinché il padrone sia soddisfatto del suo comportamento. Deve anzi procurare le ricchezze non per se stesso, ma per il proprio padrone. Mentre in Matteo la sottomissione produce un accumulo di conoscenza, mentre in Matteo la sottomissione produce un accumulo di conoscenza che viene negata a tutti gli altri, in Luca l'accumulo di denaro produce un accumulo nei confronti del padrone. Quando non produce accumulo come scelta soggettiva del sottomesso, c'è la punizione, qualunque essa sia. In Matteo coloro che accumulano sono coloro che hanno scelto la sottomissione. A voi è dato di conoscere i misteri del cielo. Gli altri faccio in modo che non capiscano, non comprendono. Cosa diversa da chi dice: io dico quanto so. Poi è la sequenza delle tue scelte che attraverso la tua costruzione ti ha predisposto a comprendere o a non comprendere. Nel caso di Matteo la concessione è data da un agente esterno, discriminatore. Nel caso di Tommaso il possesso è interno all'individuo, avere nella mano, costruito dall'individuo e per l'individuo. E se questa non è una differenza da poco fra le vie misteriche della costruzione dell'uomo e la via del possesso, della sottomissione, del terrore, non so che altro aggiungere. Passiamo al paragrafo 43. Gesù disse:
siate transeunti. Bella sta parola, eh? Cosa significa essere transeunti? Ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, ricorda. Questo è la consapevolezza di questo, è essere transeunti. Si abbia sempre presente che la vita del corpo fisico è un passaggio, è qualche cosa che passa, è un'opportunità da cogliere. Quando questa opportunità termina, finisce, non c'è una seconda opportunità. Si abbia sempre presente il fatto che la vita è provvisoria e pertanto non si possono perdere le occasioni attraverso le quali costruire il dopo. Prendete esempio dal feto. Egli costruisce se stesso in ogni attimo, in quanto non può tralasciare l'attimo presente nell'attesa di un ipotetico attimo successivo. Quanto state vivendo in questo momento è irripetibile. Sappiate che una volta passato questo attimo, siete nell'attimo successivo ed avete perso l'occasione dell'attimo presente. Altre occasioni si presenteranno, ma avete perso la capacità di trasformare voi stessi attendendo qualche cosa che immaginate e che invece vi delude. Siate transeunti, vivete per sfida, vivete costruendo voi stessi. Non c'è resurrezione, non c'è paradiso o inferno, non c'è reincarnazione o metempsicosi, non c'è karma, c'è l'attimo presente nel quale costruite voi stessi. Quando questo è passato, avrete perso o avrete sfruttato o l'avrete sfruttato comunque un'occasione per distruggervi o per costruirvi. E di questo non ho trovato niente da avvicinare nei Vangeli ufficiali. Passiamo al paragrafo 44. I suoi discepoli gli domandarono: chi sei tu che dici queste cose? Gesù rispose: da ciò che vi dico non capite chi io sia, ma siete diventati come gli ebrei. Essi amano l'albero ma odiano il frutto, oppure amano il frutto e odiano l'albero. Da ciò che dico capite cosa sono. Quello che dico e quello che faccio manifestano il mio essere. Il mio essere si manifesta attraverso la qualità delle relazioni che io costruisco col mondo. Le mie parole e le mie azioni dicono a voi ciò che io sono. Se io vi raccontassi chi sono in base ad una genealogia o ad un attestato di merito o appartenenza, voi vi costruireste un'idea a priori dalla quale partire per giudicare le mie azioni e le mie affermazioni. Ma se voi giudicate le parole e le azioni, non è necessario che io vi indichi un'appartenenza, in quanto cosa sono è manifesto nelle parole e nelle azioni. Non costruiamo degli inganni. Se l'albero produce dei frutti che ci sono utili, deduciamo che l'albero è utile. Se deduciamo che un albero è utile, lo apprezziamo anche quando non ha frutti. L'uno e l'altro sono in stretta correlazione. Dire che buoni frutti e distruggere l'albero è fare come gli ebrei, i quali amano il macellaio di Sodoma e Gomorra, nonostante questi bestemmi lo Spirito Santo o la vita. Oppure non sanno cogliere le relazioni fra le cause e gli effetti, o distinguere gli effetti dalle cause che li producono. Così affermano di odiare i ladri e le azioni malvagie, ma amano mettere in ginocchio i bambini, preparandoli a compiere azioni malvagie. Così qualcuno parla contro lo spaccio dell'eroina, e poi costruisce le comunità per il recupero dei tossicodipendenti, alimentando e proteggendo lo spazio dell'eroina che consente loro di costruire le comunità per il recupero dei tossicodipendenti. L'albero produce il frutto che genera l'albero, eccetera. Le azioni rivelano ciò che una persona è e il suo intento nell'affrontare le contraddizioni della vita. L'affermazione di ciò che si è, in quanto si occupa un ruolo e una funzione nella gerarchia sociale, appartiene soltanto al potere di avere, dove il ruolo o la funzione detenuta da una persona determina il suo essere. Nel potere di avere, nel potere di avere può parlare in un certo modo solo chi ha un diploma, chi è delegato o detiene una carica. Io sono un maestro, mi è stato dato un attestato, dunque possiedo il ruolo sociale per parlare in questo modo. Il mio modo di parlare non metterà mai in discussione il mio ruolo sociale o la struttura sociale
che quel ruolo garantisce. Questo è potere di avere. Ciò che dico è importante perché io detengo il ruolo di maestro, al di là delle stronzate che dico, e voi dovete accettarle in quanto io sono delegato dal sistema sociale a detenere il ruolo di maestro. Io dico questa cosa perché questo devo o mi sento di dire. Se quanto dico ti può servire, mi puoi, se vuoi, ritenere un maestro, solo e fin tanto che quello che dico ti può servire. Questo è potere di essere, dove la centralità non sta sul ruolo occupato da chi dice, ma da quanto viene detto. E quanto viene detto e fatto che determina il ruolo, non il ruolo che qualifica quanto viene detto o fatto. Non fate come i cristiani, che ascoltano le parole del prete in quanto prete e non ascoltano cosa viene detto o gli effetti prodotti. E passiamo al paragrafo 45. Gesù disse: a colui che bestemmia mio padre sarà perdonato, e a colui che bestemmia il figlio sarà perdonato, ma a colui che bestemmia lo Spirito Santo non sarà perdonato né in terra né in cielo. È un paragrafo che può indurre a fraintendimenti ed equivoci. La centralità che dobbiamo tenere presente è la costruzione del corpo luminoso negli esseri della natura. Gli esseri della natura hanno l'opportunità per costruire il proprio corpo luminoso. La forza che determina questa opportunità si chiama genericamente vita. Si può usare il termine di Spirito Santo, ma è sempre la stessa cosa all'interno del Vangelo di Tommaso, mentre diventa una cosa diversa nei Vangeli ufficiali. Il Padre che genera gli esseri della natura e li spinge a costruire il loro corpo luminoso è necessità e intento. Il Figlio è il prodotto di tutto questo. Il Figlio è quell'essere della natura, nel nostro caso sia come soggetti che come oggettività in cui viviamo, che riesce a costruire il proprio corpo luminoso mantenendolo compatto all'atto della morte del corpo fisico. Saccheggiare necessità e intento non comporta nulla di negativo nella costruzione del proprio corpo luminoso. Al massimo, gli adattamenti funzionali di chi si vede costretto ad adattarsi a situazioni diverse. Colpire o danneggiare chiunque sta costruendo il proprio corpo luminoso non è grave. Costoro sono in grado di costruire degli adattamenti molto veloci e funzionali. Impedire agli esseri della natura di costruire il loro corpo luminoso saccheggiando il mondo circostante o mettendo in ginocchio esseri della propria specie è di una tale malvagità che non merita nessun attenuante. Chi mette in ginocchio esseri della propria specie, impedendo loro di costruire il loro corpo luminoso, costringendoli a pregare, per esempio, ha già distrutto il proprio e nello stesso tempo non merita nessuna comprensione e nessun attenuante per le azioni miserabili. La vita per gli esseri della natura è un'opportunità per diventare eterni. Chi mette in essere delle azioni attraverso le quali appropriarsi degli esseri della natura, sottomettendoli e distruggendo il loro divenire nell'eternità dei mutamenti, merita un disprezzo assoluto. Uccidere un essere della natura non arreca danno all'uccisore. Uccidere un essere umano che dà salto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, per quanto sia un'azione malvagia, non è autodistruttiva, purché nel farlo si dia propria volta l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Mettere in ginocchio chi non si può difendere, quello è l'orrore. Costui merita disprezzo. Diverso il discorso nei Vangeli ufficiali. Nei Vangeli cattolici lo Spirito Santo non sta ad indicare la vita e le sue determinazioni, ma la dipendenza dal Dio padrone. La forza della dipendenza. Chi bestemmia la forza della dipendenza attraverso la ricerca di libertà non sarà perdonato. Nei Vangeli ufficiali la frase non è scritta e lasciata all'interpretazione, ma viene inserita in un contesto preciso. Leggiamo il contesto in cui la inserisce Marco. Poi ritornò a casa e la folla si radunò di nuovo, di modo che non poterono neppure prendere cibo. I suoi, avendolo saputo, uscirono per impadronirsi di lui, poiché dicevano: è fuori di sé. E gli scribi che erano venuti da Gerusalemme dicevano: è posseduto dal Belzebù e in virtù del principe dei demoni caccia i diavoli. Ma Gesù, chiamatili, diceva loro in parabola: come può Satana
cacciare Satana. Se un regno è diviso in sé stesso, questo regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, questa casa non può sussistere. E se Satana si solleva contro se stesso e si divide, non può sussistere, ma sta per finire. Ora nessuno può entrare in casa del forte e saccheggiargli le masserizie, se prima non lo incatena. Allora sì, potrà saccheggiare la sua casa. In verità vi dico che saranno rimessi ai figli degli uomini tutti i peccati e le bestemmie che avranno pronunciato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non riceverà perdono in eterno, essere colpevole di eterno peccato. Qual è il concetto di Spirito Santo in Marco? È il potere, la forza del suo Gesù nello scacciare i suoi avversari. Satana è l'avversario o il nemico. Scopo del Gesù di Marco è minacciare quanto si oppone al suo dominio, al suo potere di sottomissione. A Gesù di Marco la vita non interessa in quanto tale, ma solo in quanto sua proprietà. Lo Spirito Santo è il potere che gli permette di controllare e sottomettere la vita ai suoi voleri. Chi bestemmia lo Spirito Santo, per Marco, è colui che contesta il suo diritto di sottomettere gli esseri umani, scacciando i suoi nemici. I nemici di Marco sono la vita stessa, il suo ergersi davanti all'universo, protagonista della propria dilatazione nell'universo. Il nemico di Marco è lo Spirito Santo di Tommaso, la vita in se stessa. Dice il Gesù di Marco: come posso scacciare il mio avversario per mandato del mio avversario? Se ciò fosse, il mio avversario è sconfitto da se stesso. Dunque lo scaccio attraverso una forza e un mandato che non appartengono al mio avversario, ma al padrone davanti al quale metto in ginocchio gli esseri umani. Lo Spirito Santo di Marco è oggetto attraverso il quale Gesù opera, non è la personalità espressa in Tommaso, che si manifesta in ogni esistente attraverso necessità e intento. Che lo Spirito Santo sia il potere della sottomissione è ribadito da quanto detto da Luca. Dice Luca: dico quindi a voi che siete miei amici, non temete coloro che uccidono il corpo e dopo ciò non possono far niente più. Vi mostrerò io chi dovete temere. Temete colui il quale, dopo aver fatto morire, ha il potere di gettare nella Gehenna. Sì, ve lo ripeto, questo dovete temere. Non si vendono 5 passeri per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato al cospetto di Dio. Ma anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, voi valete ben più di molti passeri. Vi dico pure, chiunque mi confesserà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo confesserà dinanzi agli angeli di Dio. Ma colui che mi avrà rinnegato davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà male del figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. E quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non vi preoccupate del come vi difendete o di come dovrete dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento come bisognerà parlare. Anche Luca afferma l'esistenza del concetto di Spirito Santo, la forza della sottomissione a Dio. Il Dio padrone sottomette attraverso lo strumento dello Spirito Santo gli esseri umani al suo volere, determina e discrimina fra gli esseri umani ciò che devono o non devono dire davanti al magistrato, e devono dire questo o quella cosa in quanto devono temere, essere terrorizzati non da chi uccide la persona, ma dal volere del Dio che, dopo averli fatti uccidere, l'uccisione appare non come voluta dall'uomo, ma come determinazione del Dio di cui un uomo è strumento, continua a torturarli in eterno nel fuoco della Gehenna. Voi valete più dei passeri, dunque il Dio vi punisce ben più dei passeri, in quanto nessuno di voi sarà dimenticato. Altra minaccia. Sì, è letta come minaccia, perché ad ogni cosa esiste anche un contrario. La sottomissione al Dio padrone, agli evangelisti e alla Chiesa Cattolica, è il messaggio dei Vangeli ufficiali e della loro volontà di stuprare la vita. Gli esseri umani sono solo bestiame che devono essere acquistati o venduti a piacimento come passeri. Deve essere contato come le pecore al pascolo, anche i capelli sono numerati e non hanno nessun diritto a sottrarsi alla sottomissione tentando di determinare se stessi, perché facendo questo bestemmiano lo Spirito Santo e sono minacciati dal terrore e dalla condanna in eterno al fuoco della Gehenna.
Tommaso parla allo Spirito Santo come essenza della vita che si adatta e si esprime attraverso necessità e intento, attraverso ogni essere e ogni specie dell'esistente, mentre nei Vangeli ufficiali si parla di Spirito Santo come il potere del Dio padrone per sottomettere gli esseri umani, dove la bestemmia e la ricerca di libertà degli esseri umani dalla sottomissione del Dio padrone è del pazzo che si spaccia per suo figlio rivendicando il diritto di possesso degli esseri umani. Per attualizzare il messaggio di Tommaso, oggi diremo: chi droga se stesso di eroina, al di là delle condanne giuridiche del paese, sarà perdonato. In effetti costui si limita a distruggere se stesso. Chi spaccia eroina, al di là delle condanne giuridiche del paese, sarà perdonato. In effetti costui si limita a soddisfare un bisogno che si esprime nel sistema sociale in cui spaccia. Ma chi crea le condizioni della distruzione umana, che costringe le persone a ricorrere all'eroina, rapinate dalla capacità di costruire il loro futuro, non sarà perdonato né nello spazio né nel tempo, e in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo, sarà chiamato a rispondere, al di là delle condizioni giuridiche del paese. In effetti costui distrugge la vita. E l'arte dell'interpretare. Paragrafo 48. Il paragrafo 48 è l'ultimo paragrafo per oggi ed è abbastanza lunghino, come l'altro del resto. Gesù disse: non colgono l'uva dalle spine, né colgono spine dai rovi, già che essi non danno frutto. Una persona buona trae il buono del proprio tesoro, una persona cattiva dal proprio tesoro cattivo, che in cuor suo trae il male e dice, fra virgolette, parole, non so se sia un'aggiunta del traduttore, cattive, giacché è dall'abbondanza del suo cuore che produce cose cattive. Gli esseri umani si costruiscono attraverso le proprie scelte. Gli esseri umani accumulano nel loro cuore le trasformazioni indotte dalle loro scelte. Attraverso queste costruiscono il loro tesoro, il loro potere di essere. Da quel potere di essere, quando scelgono, traggono la direzione nella quale scegliere. Chi ha sviluppato il proprio potere di essere compie delle scelte per continuare a sviluppare il proprio potere di essere. In questo modo chiunque è vicino a lui sarà aiutato da quelle scelte affinché possa continuare a sviluppare il proprio potere di essere. Chi attraverso le proprie scelte ha costruito la propria vita sul potere di avere, quando dovrà scegliere, da quanto ha accumulato trarrà la direzione delle sue scelte. In quel momento chiunque vicino a lui sarà danneggiato nella sua capacità di determinazione, perché diventerà suo bottino e preda. Il cuore, in questo caso, sta a significare il luogo in cui il sentire si accumula. Il sentire è quanto viene prodotto e accumulato dalle scelte dell'individuo. Da quell'accumulo l'individuo pesca per costruire la relazione col mondo. Nei Vangeli ufficiali non esiste un accumulo, un tesoro da cui trarre. Esiste la sottomissione al Dio padrone come valore assoluto, la distruzione di se stessi come persone e l'esaltazione della sottomissione. Leggiamo da Matteo: o voi ammettete che l'albero è buono e allora sarà buono anche il frutto, o ammettete che l'albero è cattivo e allora sarà cattivo anche il frutto, perché dal frutto si riconosce l'albero, razza di vipere. Come potete parlare bene voi, voi cattivi come siete, poiché la bocca parla per sovrabbondanza del cuore. L'uomo dà bene dal suo tesoro buono, cava cose buone, un malvagio dal suo tesoro cattivo cava fuori il male. Ora vi dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola vana che avranno proferita, poiché sarai giudicato dalle tue parole e dalle tue parole sarai condannato. Non credo che conosca le azioni, questo pazzo conosce soltanto il modo per sottomettere. Attenzione alle parole. Il pazzo descritto da Matteo non conosce la costruzione dell'individuo, non conosce cosa costruisce, conosce l'individuo come elemento statico, come un soggetto statico, e le parole sono espressione di questa staticità. Cosa condanna l'uomo? Le parole, non le sue azioni. Le azioni costruiscono l'essere umano, le parole descrivono. La sottomissione non è azione, è descrizione del proprio modo di rapportarsi. Il modo di rapportarsi determina il possesso. Il giudizio su cosa è buono o cosa è cattivo viene determinato dal figlio del Dio padrone.
le persone che ha davanti parlano bene, dicono cose sagge. Questo fa arrabbiare il Gesù di Matteo, che ritenendo quelle persone malvagie devono dire solo cose malvagie, non devono dire cose sagge, altrimenti come può lui colpevolizzarle? Come può condannarle attraverso le loro parole? Di questa aberrazione nel Vangelo di Tommaso non ne troviamo traccia, mentre in Tommaso quanto è detto è quanto un essere umano ha costruito il proprio tesoro, o viene espresso il proprio tesoro. In Matteo quanto viene detto è tratto dalla sovrabbondanza del cuore, ma il suo Gesù non comprende come coloro che ha davanti dicono parole e cose sagge mentre egli le ritiene persone malvagie. C'è una sola spiegazione: è Gesù di Matteo ad essere malvagio. La sua malvagità consiste nel suo desiderio di appropriarsi degli individui, di stuprare il futuro mettendolo in ginocchio. Allora gli accusa gli altri di malvagità, l'unico modo per occultare la sua. È come la Chiesa Cattolica che accuserà le donne di malvagità, l'unico modo per occultare la sua. Accuserà le donne che chiamerà streghe di essere malvagie, mentre infila nelle loro parti intime i ferri roventi. Così è il Gesù di Matteo, malvagio e vigliacco. Se si ammette che l'albero è buono, lo si desume dai frutti, dalle sue azioni. Sono i frutti di cui noi beneficiamo che ci dicono che l'albero è buono. Dopo che ci siamo beneficiati dei frutti o di quant'altro, osserviamo l'utilità dell'albero e determiniamo che quell'albero, in qualunque stagione si trovi, è sempre un albero buono, perché i frutti sono una costante dell'albero. Così gli esseri umani li possono qualificare come buoni o cattivi, o con qualcun altro aggettivo, partendo dalle loro azioni, non da quanto dicono. Ma Tommaso ha sentito quell'insegnamento misterico, ma non lo ha compreso. Lo ha dovuto adattare alla sua immagine del Dio padrone e della descrizione che ne dava del pazzo di suo figlio, di cui egli si riteneva l'inviato. Se nella prima parte afferma la relazione fra l'albero e il frutto, cioè fra l'essere umano e le azioni, non essendogli in grado di definire un'azione buona, in quanto le sue stesse azioni nel tentativo di appropriarsi degli individui sono malvagie, determina il suo scritto riferendosi alle parole: dalle parole sarete giudicati, brutto figlio di vacca, pezzo di merda, solo perché sei più forte mi infili i ferri roventi della tortura, mi riempi di botte, pretendi assoggettamento. E queste parole dovrebbero condannarmi. Tu stupri la vita e la mia richiesta di libertà, la mia pretesa verrebbe condannata. La logica del Gesù di Matteo è la logica di gestori di campi di sterminio nazisti. Non c'è differenza. La logica dei gestori dei campi di sterminio nazisti è la logica dettata dal Gesù di Matteo. Luca precisa il concetto del bene da trarre dal proprio cuore. Che cos'è il bene? Quando un uomo trae il bene e quando trae il male? Ecco cosa dice Luca. Non c'è albero buono che dia frutti cattivi, né al contrario albero cattivo che dia frutti buoni. Difatti, ogni albero si riconosce dai frutti. Non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. L'uomo dà bene dal buon tesoro e dal suo cuore trae fuori il bene, mentre il perverso trae fuori il male dal suo fondo cattivo. Poiché dalla sua bocca parla dalla sovrabbondanza del cuore. Perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate quello che vi dico? Ognuno che viene a me ascolta le mie parole e le mette in pratica. Io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia ad un uomo che per fabbricarsi una casa scavò molto profondo e pose le fondamenta sopra la roccia. Venuta un'inondazione, la fiumana investì la casa, ma non la poté smuovere, perché era ben costruita. Quello invece che ascolta e non pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. La fiumana la investì e subito cadde, e la rovina di quella casa fu grande. Che cos'è il tesoro? È l'obbedienza al Dio padrone. Il Dio padrone determina cosa c'è di buono dentro il cuore di un essere umano, la sua sottomissione, l'adesione al suo ordine. Il suo ordine è falso, il suo ordine porta alla rovina gli esseri umani. Gli esseri umani devono obbedire. La minaccia anche in Luca è manifesta: arriva la fiumana e ti spazza via. Ma la vita appartiene all'essere umano e non al padrone pazzo che dice o fai quello che voglio io o ti ammazzo. La vita deve essere determinata dal soggetto, non dal padrone. Se il soggetto
pretende di determinare la propria esistenza, ecco subito l'arrivo del Dio padrone e delle sue minacce. Arriva la fiumana e spazza via quanto ha costruito. Il terrore seminato da Luca e Matteo è il terrore finalizzato alla sottomissione, è il terrore volto a strappare le determinazioni e la volontà degli esseri umani, è il terrore che impedisce loro di prendersi nelle proprie mani la costruzione del loro tesoro. Senza questo non si comprende l'orrore che la Chiesa Cattolica ha seminato nel corso della storia. Le affermazioni fatte da Tommaso appartengono ad una costruzione diametralmente opposta alla direzione in cui portano i Vangeli ufficiali, la direzione della stregoneria pagana. E con questo io per oggi ho concluso. Ora darò via alle telefonate. Vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 600. Bene, oggi nella prima trasmissione abbiamo parlato essenzialmente di cosa parlano di noi il paganesimo. Pronto? Sì, gamma 5? Sì. E che è Nico? No, cambia un altro numero. Ciao, un altro numero. Vi ricordo, nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di cosa la lettura del paganesimo che sta emergendo in tutti gli studi che sono universitari in questo momento. Chiaramente la lettura del paganesimo si sta riferendo, cioè sta avvenendo a livello universitario, prima che il paganesimo cominci ad essere riconosciuto, cioè quello che noi diciamo cominci ad essere riconosciuto sia a livello dei media sia a livello di massa, sia avanti di questo passo ci vorranno altri 40 e 50 anni. Il problema è che nel frattempo qualcuno tenterà sempre di sputtanare o di chiamare le cose in maniera diversa, perché questo è la sua predilezione. La sua predilezione è la distruzione degli individui, è garantirsi il potere, è di garantirsi il diritto di poter costringere le persone in ginocchio. Questo è il motivo per cui oggi vi ho letto quel pezzo da credenti della nuova era pubblicato da Feltrinelli. Solo che quegli studi stanno avanzando e internet per fortuna è un'ottima vetrina, cioè internet permette di comunicare. Pronto? Pronto? Sì? Buondì, sono Gianni. Dimmi. Senti, volevo. Forse aspetta un attimo che sbasso. Sì, grazie. Fa un casino. Ecco. Io avevo un'osservazione, ma non una critica, è un pensiero mio. Sì? E tu usi un linguaggio che non è dei nostri tempi. Dici tranquillo. Sì, è un linguaggio che non è dei nostri tempi e rischi, se l'ascoltatore non recepisse bene il messaggio, rischi delle volte di creare una reazione opposta. Quindi alla fine non ottieni il risultato di aprire le menti a un nuovo modo di pensare, ma rischi anche di radicalizzarle di più. Poi c'è anche un altro aspetto, perché parli tanto dei Vangeli? È tutta roba da buttare, perché perdere tanto tempo? Perché purtroppo sono ancora degli strumenti di sottomissione, sì, no? Ma indubbiamente sono degli strumenti, ma rivolge più, almeno al mio punto di vista, e su chi li usa questi strumenti, cioè di svelare veramente chi sono, come fanno, che sono in malafede loro stessi. Questo sarebbe un compito degli anticlericali, più che mio, se permetti. Cioè io devo prendere i principi. Sì, sì, per amore del cielo, guarda che ti ho fatto una premessa prima. Sì, sì. Però ecco una cosa, sì, rischi di, se non riesci ad esprimerti nel modo in cui la gente parla tutti i giorni, sì, con un linguaggio pieno di metafore, dico non tuo, diciamo dei scritti che stai leggendo, è un linguaggio antico, un linguaggio che difficilmente viene compreso e difficilmente riesce ad avere i suoi effetti, insomma, ecco. Niente, è un'osservazione. Cioè, io accetto la tua osservazione, ma io faccio quello che posso. No, ma siccome questa fatica è da 2 anni, mi pare che stai facendo. No, sono quasi 4 anni. Ah, 4, ecco, allora ne ho persi 2. Beh, auguri intanto. Grazie Gianni. Ciao, ciao, ciao. Ultimissima telefonata, pronto?
Pronto? Sì. Sì, salve, io telefono da Mestre. Dica. Sì, riguardo all'argomento, sì, che stavate parlando. Ecco, non c'è la linea. Boh, basta telefonate, perché ho finito la trasmissione e qua chiaramente c'è Stefano. E Stefano adesso va in trasmissione. Da questa trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Scusami quello di Mestre, è caduta la linea purtroppo e io qui chiudo la trasmissione. Comunque puoi sempre telefonare la prossima volta, insomma. A risentirci giovedì prossimo riprenderemo il discorso mobbing e riprenderemo Tommaso Didimo. Gianni, io prendo le tue osservazioni, le tue osservazioni sono sicuramente corrette dal tuo punto di vista, ma io faccio quello che posso, né più né meno, vorrei anch'io riuscire a costruire un'apertura mentale più ampia, ma non sempre sono in grado, faccio quello che sono in grado di fare. E d'altronde la stregoneria aveva solo me, il paganesimo aveva solo me, Francesco e pochi altri, e noi facciamo quello che possiamo. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.